ci sono festival ai quali sono stato tutta la vita e ai quali non vado più, per esempio il Festival di Venezia. Io sono stato 12 volte al Festival di Venezia, ma non vado più perché mi sono accorto che non è un festival del cinema, è un festival dell'industria cinematografica. Quindi il festival dovrebbe essere permanente e dovrebbe ogni sala avere almeno uno schermo riservato al grande cinema. Questo sarebbe il vero festival, 365 giorni l'anno. Tutti gli altri sono dei pretesti, delle cose che poi non approdano a nulla. È passato un po' di tempo. Siamo qui a Cinema da Mare, che è un festival in viaggio, è un festival atipico. Cosa è cambiato da allora ad oggi? Beh, Festival da Mare è un festival in viaggio perché per diventare festival bisogna crescere. Festival da Mare adesso è un bambino piccolo e bisogna che cresca organizzativamente, perché l'organizzazione è la vera cultura, diceva il mio amico Gramsci. Aveva un buon amico? Ce l'ho ancora, per me gli amici sono eterni. Lei ha detto che viene qui anche perché è amico del direttore Rina. Il direttore viene a trovarlo ogni tanto all'Azzurro Scipioni a Roma? Sì, viene a trovarmi, abbiamo fatto una serata per Cinema da Mare, una serata che è andata anche bene, è stata simpatica. E io non rinnego la mia amicizia per Franco Rina, nonostante tutto. I'm Sébastien Aubert from France. I'm a producer and I'm here to present the film The Donate's Barrel. And Cinema da Mare is for me the place where all countries meet together, and this is a really good atmosphere, this kind of atmosphere I like. And the great thing is we are also here to make movies, and I'm currently writing a script for the next week competition. So hopefully I will win. Una famiglia iraniana a Cinema da Mare. Sì, eccoci qua. Io e mia sorella e mamma. Cosa fate qui? No, noi abbiamo partecipato per la seconda volta in Cinema da Mare perché l'anno scorso, tramite i miei amici, abbiamo conosciuto questo festival e abbiamo avuto una bella esperienza, quindi abbiamo deciso di rifarlo quest'anno pure e abbiamo trovato questa occasione per stare con i miei amici bravi che registrano i film, girano i film, e abbiamo portato pure mia mamma per farla conoscere questo ambiente, questa atmosfera cinematografica e anche sud dell'Italia, e è stato molto, molto bello. Finora avevamo una bella esperienza, anche un amico del gruppo mi ha chiesto di fare una parte del suo film. Me what I've got to hide. I said nothing but my pride that you should know by now. You ask exactly how I feel. I said nothing here is real that you should know by now. You would meet me here. I want to come along. You said that I could come with you. I want to come along.